Ciao, benvenuti a un'altra puntata di Climate Change Wars Mediterraneo 2050, excursus storico della dottrina nei giochi di guerra. È di questo che andremo a parlare in questo podcast, excursus storico della dottrina nei giochi di guerra. Questa è la traduzione e sintesi di un articolo che potete trovare linkato in descrizione, ed in particolar modo l'articolo si chiama Toward a History Based Doctrine for Wargaming, del tenente colonnello Matthew Caffrey. Il link per scaricare il documento lo trovate in descrizione. Qui questo podcast andrà a fare la sintesi e la traduzione di questo articolo. Da dove proviene il nome Wargame? Proviene dalla traduzione di una parola tedesca, Kriegsspiel, e molti militari si sentono probabilmente a disagio con la parola gioco di guerra, perché la guerra è una faccenda troppo seria per giocarci sopra. I primi giochi, o meglio dire modellizzazioni semplici di guerra, furono il gioco cinese Go quanto gli scacchi, che ad oggi rappresentano simbolicamente una guerra o delle guerre. In particolar modo gli scacchi rappresentano una guerra sopra una scacchiera composta a quadri bianchi e neri. Prima di introdurre il wargaming in ambito militare fu Mr. Clark, era un inglese, sviluppò un metodo per analizzare sulle mappe l'influenza della geometria dei combattenti e dell'artiglieria navale. Fu il primo che introdusse il concetto di simulazione militare, per quanto il lavoro di Mr. Clark non fosse un vero wargame. Nel 1811 e 1824 nacque l'era del moderno wargaming, in particolare il concetto di simulazione di guerra. Nacque in Prussia nel 1811 da Herr von Resiwitz, che fu il primo ad inventare un innovativo gioco di guerra. Tuttavia, il suo strumento concettuale non fu applicato per trarre idee sui piani o scontri futuri, ma solo per educare ai principi della guerra. Successivamente le idee del tenente Resiwitz furono approvate dal capo di stato maggiore Karl von Mafling, che usò il modello di Resiwitz per cercare di arginare le guerre napoleoniche. Tra 1825 e 1871 detonò l'era dei wargame. I giochi di guerra erano usatissimi in Prussia, in particolare dal generale Moltke, che li introdusse massicciamente nelle scuole di guerra prussiane, quanto come strumento predittivo per validare un possibile piano di guerra futuro. Quando fu tradotto in inglese un manuale prussiano nel 1872, i metodi dei giochi di guerra ebbero a diffondersi praticamente ovunque, sino al 1913. Durante questo periodo si ricorda nel 1877 l'invenzione concettuale dei punti di rottura, ossia quando un'unità nel gioco è annientata e smette di combattere. Tra 1890 e 1913 nacque la seconda generazione dei giochi di guerra, in cui, specie per le battaglie navali, le unità dovevano essere rappresentate da modellini in scala che illustrassero tutte le capacità offensive e difensive delle unità. Tra il 1905 e il 1918, prima della Grande Guerra, il piano tedesco von Schlieffen di attaccare il Belgio ed Olanda per arrivare rapidamente a Parigi fu giocato moltissime volte, e nella maggioranza dei casi la simulazione, per come era stata concepita, ossia senza valutare gli impatti politici e sociali, prediceva che la guerra sarebbe stata corta e la Germania avrebbe vinto. Moltke ritestò il piano von Schlieffen e dalla simulazione di gioco emerse che i due eserciti francesi e tedesco, a causa del violentissimo attrito, avrebbero finito le munizioni dopo appena due giorni di scontri, che la logistica tedesca sarebbe stata insufficiente. Moltke ne ebbe a parlare con il Kaiser, che però non cambiò opinione. Scoppiò la prima guerra mondiale e i risultati dei wargaming furono tutti errati, perché nel gioco di guerra non erano stati simulati gli effetti politici e l'entrata in guerra degli USA, oltre al flip-flop italiano. Nel 1919-1938 ebbe a svilupparsi in Germania un sofisticatissimo sistema di gioco
di guerra per mano di Delbruck, a cui andò a contemplare le reazioni dell'industria nella sua mobilitazione, le azioni diplomatiche dei paesi in lotta. E fu dato spazio anche ai giornalisti che nell'assistere ai giochi di guerra davano la propria opinione. Da questi giochi di guerra nacque l'idea della Blitzkrieg, proprio per evitare una guerra di trincee e di logoramento della Prima Guerra Mondiale. Anche negli USA si andava sviluppando il wargaming, in particolare il maggiore Shen Nolto ebbe a criticare l'USA Army per il non uso della forza aerea nei giochi di guerra, e proprio per la forza aerea e il suo uso che avrebbe potuto sostenere una guerra di movimento ed avrebbe evitato la costruzione di trincee. La costruzione di trincee che invece i generali dello Stato Maggiore americano volevano che l'US Army fosse proprio addestrato ad una guerra di trincea. Si ricorda negli Stati Uniti il maggiore George Kenney che imbastì un complesso gioco di guerra per comprendere l'importanza del potere aereo. Ma il gioco di Kenney era così complesso che quando il militare lasciò l'incarico lo strumento di gioco di Kenney non fu più usato. Dopo l'attacco di Pearl Harbor, la Marina quanto i Marines presero ad usare i giochi di guerra per testare a tavolino dei piani in modo molto economico. Grande uso dei giochi di guerra fecero i tedeschi e il generale Beck convinse Hitler che la Germania avrebbe vinto nella campagna contro la Cecoslovacchia per i Sudeti. Il piano previde la realtà, per quanto non colse il fatto che i cecoslovacchi non combatterono. Von Manstein convinse Hitler che la Germania avrebbe potuto sbaragliare la Francia e la Gran Bretagna, cosa che in effetti accadde. I giochi di guerra ebbero a scoraggiare un'invasione della Gran Bretagna, quanto le campagne aeree contro la RAF nella battaglia d'Inghilterra, che fu prevista essere sanguinosa. Per quanto Hitler, la campagna aerea iniziata, poi ne ebbe a mutare gli obiettivi. Il wargame tedesco ebbe a predire una catastrofe nell'Operazione 8, un gioco di guerra d'invasione della Russia, che in tre sessioni diverse di gioco si risolse sempre in un disastro per i tedeschi. Ironicamente, i risultati dei giochi di guerra non furono mai ascoltati. Nel 1941 anche i giapponesi usavano massicciamente i giochi di guerra ed ebbero a simulare l'attacco a Pearl Harbor, ed un attacco a sorpresa avrebbe condotto la flotta giapponese alla vittoria. Ma nel gioco di guerra nipponico non si tennero in conto le implicazioni politiche dell'attacco giapponese a Pearl Harbor con la discesa americana in guerra in Europa e nel Pacifico. Anche la battaglia delle Midway fu combattuta prima dai giapponesi in un wargame. Il gioco di guerra ebbe a prevedere una catastrofe per i giapponesi, ma fu ignorato il risultato perché ritenuto troppo pessimista. Tra i numerosi wargame fatti dal comando tedesco nella speranza di prevedere il D-Day, tra i vari giochi ve ne fu uno che ebbe ad azzeccare Normandia come zona d'invasione, ma la sconfitta delle forze dell'Asse ormai era già inevitabile nel 1944. Dopo il 1950 gli USA si affidavano più alle bombe atomiche per avere la pace, invece che ai giochi di guerra per testare piani e strategie. Ma la RAND nel 1954 ebbe a lanciare una serie di wargame innovativi, che immaginavano guerre tra USA contro URSS, e si cercò anche di giocare numerose volte una guerra nucleare contro l'URSS. Nel 1960 sia McNamara che Nimitz diede il loro assenso all'uso del wargaming come strumenti di analisi della complessità. Anche il SAC ebbe a sfruttare questo strumento immaginando diversi tipi di guerra aerea strategica contro l'URSS. Nel 1964 le tecniche di wargaming erano state molto sviluppate. Il modello di gioco Sigma I-64 ebbe a predire la perdita degli Stati Uniti nella guerra del Vietnam, semmai gli USA fossero entrati in guerra in sostegno del Vietnam del Sud, e la storia ebbe a dare ragione al gioco Sigma I-64. Dato il successo dei giochi di guerra, il wargaming fu preso come strumento per studiare la guerra nel 1970 e fu usato largamente dall'USAF, nelle Red Flag, quanto dalla Marina dell'US Navy per la scuola dei Top Gun, simulando scontri aerei di vario tipo. Nel 1980 il wargaming fu portato interamente sul mainframe e computer per tutte le armi di terra, di mare e di aria, strumenti concettuali per testare piani operazionali e tattiche.
La guerra in Iraq del 1990-1991 fu poi testata prima ai mainframe, ma le previsioni sulle perdite furono catastroficamente sovrastimate di 20 volte rispetto alle perdite effettive. Era forse il declino dei giochi di guerra? No, furono investiti altri denari, la RAND modellizzò un nuovo strumento. Contemporaneamente i giochi di simulazione nel mondo privato dei videogame stavano esplodendo, con oltre 200.000 pezzi di giochi venduti, l'industria dell'intrattenimento e della simulazione dei giochi di guerra facevano esplodere i fatturati annui che nel 1997 andò oltre i 25 miliardi di dollari. Tra i metodi di wargaming si ricorda 1. Nell'epoca più lontana si usava la carta, ossia mappe e carte per tenere conto dei conteggi delle forze e delle armi usate. Con l'avvento della RAND nel 1953 con i primi elaboratori elettronici, i giochi di guerra vennero matematicizzati, per quanto le schede perforate in carta ancora definissero una importante base dei giochi di guerra. Gradualmente si passò all'epoca dei computer e la scomparsa delle schede perforate in favore di monitor e stampanti per eventuali dati ebbero a definire un terzo livello di tipi di giochi di guerra, quelli della matematicizzazione della guerra nei computer. Nel 1990 si passò alle simulazioni di mezzi e veicoli tramite software, quanto alla simulazione di movimenti di forze militari di terra e mare ed aria. Parte di questo know-how non solo grafico finì nel mondo ludico dei videogiochi, in cui la grafica 3D ebbe a prendere grande importanza, insieme ai giochi in rete con moltissimi giocatori online, in cui i motori 3D, le graphics user interface, le intelligenze artificiali, la persistenza di gioco, il networking, modelli fisici di oggetti sono elementi comuni dalle simulazioni militari quanto alle simulazioni di gioco del mondo privato, appunto nel mondo commerciale, in cui quello che cambia è solo le intenzioni di gioco degli script che guidano le intelligenze artificiali. Prospettive future: si pensa che Google Max possa finire integrato nei futuri videogame. Google Max andrà quindi a definire veri ambienti 3D con un numero supermassivo di giocatori online intenti a giocare in tempo reale ai first person shooter, perché l'industria dell'informatica e dell'intrattenimento si è fusa insieme. In breve, sin da quando i giochi di guerra sono stati introdotti per testare tattiche, piani di operazioni, strategie, i giochi di guerra saranno sempre usati per esplorare l'arte della guerra. Questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima. I links per andare a scaricare i due PDF di cui ho provveduto a fare una sintesi e una traduzione, i links li trovate in descrizione. Ciao!